Da anni saliamo e scendiamo da queste cime per conoscere i segreti delle varie discipline sportive. Oggi è tempo di scoprire cosa si nasconde dietro alla preparazione di queste piste e di come sia diventato di fondamentale importanza rendere sempre più ecosostenibili le ski area. Siamo a San Martino di Castrozza, Passo Rolle, in compagnia di Valeria Ghezzi. I 60 km di piste che abbiamo sono tutti situati all'interno del Parco Naturale Peneveggio Pale di San Martino. Si scia in un ambiente naturale molto particolare, nelle Dolomiti più profonde, e abbiamo imparato a lavorare rispettando dei canoni particolari. Curare il territorio è uno dei nostri compiti più importanti. Il dissesto idrogeologico, dove ci sono impianti e piste da sci, non esiste. La mano dell'uomo e il tocco di Dio si sfiorano per portarci nel cuore delle Dolomiti. Ski Backstage è un'attività che abbiamo pensato, organizzato, che mira proprio a farci capire, conoscere che cosa c'è dietro il manto immacolato bianco sul quale sciamo. È rivolta a tutti i nostri ospiti, a tutti i nostri sciatori, perché io credo che sia giunto il momento di capire cosa vuol dire sciare, cosa vuol dire fare un manto bianco, cosa vuol dire costruire un impianto, quali sono i criteri che si usano. Qui ci troviamo all'interno di una delle nostre sale pompe. Le sale di pompaggio servono a distribuire l'acqua e l'aria su tutte le piste e a produrre poi la neve artificiale, far arrivare l'acqua ai cannoni. Se abbiamo 50 km di piste, abbiamo 50 km di tubazioni che portano l'acqua, tubazioni che portano l'aria e tubazioni che portano la comunicazione, la fibra ottica. È quello che ci permette di registrare i dati e dare gli avvii nel momento in cui ci sono le condizioni giuste, quindi non andare a sprecare né energia né acqua, spendere meno e tutelare comunque l'ambiente riducendo il più possibile i consumi. Sui nostri pet pista è montato un software che ci permette, percorrendo le piste, di misurare lo strato di neve giusto per sciare, ma non ne abbiamo in eccesso, perché avere piste bene innevate, senza sassi che escono, senza tratti ghiacciati, ci porta un livello di sicurezza sicuramente molto maggiore rispetto a quando l'innevamento era agli inizi e tutto sommato, pur di sciare, si aprivano le piste anche con il ciuffo d'erba, il sasso, si metteva il cartello: attenzione sassi. Quest'oggi non succede più. Questo lago è stato costruito nel 2016. Siamo nella zona di Malgaces e qua abbiamo il secondo importante lago per avere l'acqua per fare la neve. Ma al di là di tutto quello che si racconta, la sostenibilità va misurata. E la scelta di Tognola di percorrere, diciamo, l'analisi di Sea Rating, specializzata nella misurazione della sostenibilità, è stata una scelta molto impegnativa, è stata fatta durante i mesi più bui e più neri del lockdown. Avevamo il tempo di analizzare, di cercare i documenti, di capire quali fossero i nostri punti di forza, quali fossero i nostri punti di debolezza. Noi siamo soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto, certamente però può trattarsi altro che di un primo passo. Sciare a San Martino di Castrozza significa percorrere una serie di piste che fanno tappa in diverse malghe. Ci chiamiamo infatti Carosello delle Malghe. Partiamo da Rifugio Tognola, arriviamo alla Malga Tognola, passiamo per Malga Valcigolera, andiamo a Malga Cesse e a Rifugio Punta Cesse.
Da qualche anno ormai i rifugi della nostra schiarea hanno cominciato a ridurre tutto quello che non è riciclabile. Plastic free vuol dire avere materiali biodegradabili, avere materiali interamente riciclabili, avere l'utilizzo di stoviglie che vanno generalmente smaltite nell'umido. Proprio perché noi proponiamo il nostro territorio, è bene proporlo nella maniera più naturale e possibile. Quali altri segreti si celano dietro una passione sportiva? Torneremo qua per scoprirlo settimana prossima.